Ciao ragazzi, bentornati. Allora, visto che l'ultima lezione dedicata a chi si avvicina a basso è stata apprezzata, è andata molto bene, vado avanti su questa scia, diciamo, e questa volta parlerò di mano destra, quindi di impostazione dei diversi tipi di suono che possiamo avere in base a quale parte del basso, in quale parte del basso pizzichiamo le corde. Tutte le varie possibilità, come detto altre volte, tutti i difetti che avevo io, che magari ho ancora, che però vorrei cercare di farvi evitare. Allora, quindi rimango ovviamente sul semplice, proprio partendo dalle basi, che poi, come dico sempre, a volte gli esercizi che sembrano più semplici sono la roba più difficile da suonare sul basso in assoluto. Comunque, prima cosa, allora, secondo me, secondo il mio modo di vedere la musica, secondo il mio modo di pensare, proprio di ragionare su regole, non regole, allora io penso che ognuno deve essere felice, in pace con se stesso quando suona. Voglio dire che ci sono infiniti modi di suonare basso, come qualsiasi altro strumento. C'è chi tiene la mano destra qui, c'è chi la tiene qui, c'è chi la tiene qui, c'è chi suona così, c'è chi suona solo col plettro, eccetera, eccetera. Dicevo, il mio modo di vedere, quindi il mio punto di vista, è che non esiste una regola di giusto o sbagliato, esistono le varie possibilità che abbiamo. Quindi io cercherò di dirvi tutte quelle che conosco e vi dirò quali sono quelle che personalmente preferisco, che utilizzo di più. Ma questo non vuol dire assolutamente che se voi vi trovate bene, ad esempio, come dicevo prima, suonare basso così, cioè, non è che c'è una regola che dice no, fermi, state sbagliando. Magari ci sono, come ho detto per la mano sinistra, delle cose, sempre secondo me, da evitare per non rischiare poi di ripetere gli errori che ho fatto io, che quelli comportano poi problemi di dolori, problemi di altri tipi, che però non riguardano la scelta della tecnica o della zona a cui vogliamo pizzicare. Sono solo consigli che vi do appunto per prendere buone abitudini, ecco, diciamo così. Allora, intanto, quali sono le possibilità che abbiamo con la mano destra o per la mano sinistra che è mancino? Allora, innanzitutto il pizzicato, quindi classico. Allora, oggi andiamo in Si maggiore, dai. Faccio una scala. Sarebbe il classico, diciamo, movimento delle dita della mano destra, in questo caso indice e medio, che si alternano. Forse anche più usato in assoluto, e questo è uno. Poi il pizzicato a sua volta si può fare, come dicevo prima, in varie parti dello strumento, ovvero più vicino al ponte, nel mezzo, diciamo, posizione centrale, posizione Precision per chi ha pickup stile Precision, più vicino o addirittura sopra alla tastiera, quindi per quanto riguarda le dita che pizzicano, io ho fatto l'esempio perché è la tecnica che uso io di indice e medio, ma c'è anche chi utilizza anulare e forse anche mignolo. Ora, io questa tecnica non l'ho mai sperimentata, infatti se ci provo sono di un imbranato assurdo.
Se provo a utilizzare già l'anulare vado completamente di fuori, però c'è anche quella possibilità e forse per alcuni generi, per alcune tipologie di brani può essere anche una cosa molto utile, però personalmente non posso spiegarvela nei dettagli perché appunto, come avete visto, no, non l'ho mai provata. Poi, con quale parte del dito, diciamo, pizzicare? Ecco, ci sono anche qui varie teorie, varie... anche qui, insomma, per farvela breve, ognuno poi trova il suo modo più pratico, in cui è più in feeling con lo strumento, quindi... Teoricamente si dice sempre tenere le dita a martelletto. Io vi posso dire che a seconda di come pizzichiamo la corda, quindi se più col sottounghia, più col pastrello, cambia non solo la presa, diciamo come dicevo prima, il feeling con le corde, ma anche il suono. Da questo. A questo vedete voi, insomma, anche qui secondo me non ci sono regole di nessun tipo. Poi allora, pizzicato più o meno l'abbiamo detto, poi si vedrà meglio nei dettagli. Poi quali altre possibilità abbiamo con la mano destra? Il plettro. Io non sono un grande suonatore di plettro, però nella musica, un altro consiglio che vi do è quello di avere sempre più possibilità sonore e tecniche possibili, perché non si sa mai che anche chi come me non è amante, diciamo, dire del rock, no? Però insomma, dei pezzi proprio da plettro. Mi è capitato, e spero mi capiterà anche in futuro, che mi venga richiesto di suonare appunto col plettro, perché in un determinato brano, in un determinato gruppo c'è bisogno di un suono un po' più con più attacco, diciamo. Quindi stessa scala di prima. Quindi il plettro è un'altra possibilità che abbiamo e c'è chi lo suona qui. Se chi lo suona qui, chi lo suona qui, chi preferisce, ad esempio faccio l'ottavi, chi preferisce la plettrata in giù, chi in su, chi alterna, quindi qui ci faremo delle lezioni specifiche. Poi ci sono diverse tipologie di plettri. Io utilizzo dei plettri che ormai purtroppo non fanno più. Sono questi. C'è chi li preferisce molto morbidi, chi il contrario, insomma. C'è varie possibilità anche del plettro. Poi c'è la classica posizione, classica tecnica da pollicione. Alla, diciamo, anni 60, diciamo così, comunque alla Sting un po', che appunto molti bassi, vediamo, sì, ce l'ho lì, però ora non voglio prenderlo. Avevano questa specie di appoggio, detto, non mi ricordo come si chiama, comunque vi metto la foto, proprio per fare presa. Con la mano destra per suonare meglio appunto col pollice. Erano tecniche all'inizio del basso elettrico. Però nulla vieta appunto che magari vi piace come tecnica, vi ci trovate bene, quindi è ancora un'altra possibilità. Poi c'è, sempre parlando di pollice, c'è la tecnica del palm muting, che sarebbe, ne ho già parlato in alcune lezioni, ve la accenno.
Sarebbe un po' palm muting, perché il palmo della mano va a stoppare, diciamo, le corde. Cosa vuol dire? Che se io suono la stessa scala di prima, però voglio un suono più, appunto, più stoppato, con meno attacco, diciamo, in questo modo, più mi sposto verso il ponte con il palmo della mano. Quindi il palmo della mano appunto mi fa da stoppante, diciamo così. E più il suono diventa da così, diciamo, anzi, da così. Più mi sposto, più va a morire, diciamo così. Anche per il palm muting ci sono diverse possibilità, quindi oltre al pollice si può alternare con l'indice o con il medio, quindi fare. Qualche nota col pollice e qualche altra con indice o medio. Questo ho detto, c'è lo slap che serve, diciamo, classico colpo di pollicione sulla corda e insomma lo strappo. Anche qui non mi sento in grado di fare lezioni sullo slap perché sono una pippona e quindi ho preso per miracolo il diploma in basso facendo dei brani totalmente slap e poi dissi ok, basta, perché è personalmente una tecnica che non mi piace, ecco dai, sono sincero. Anche qui non piace a me, ma milioni di bassisti hanno fatto la storia, ecco, con questa tecnica, quindi soprattutto in alcuni generi è pazzesca, cioè, si possono fare cose incredibili che però io non mi sento, cioè non sono in grado di trasmettere, di insegnare, quindi cercate qualche altro video, insomma, online per vedere. Per chi insomma vuole anche sperimentare questa tecnica, ci sono molti metodi didattici, eccetera. Ultima cosa, il tapping. Anche qui purtroppo io l'ho studiato un pochino, sempre tramite la scuola, le lezioni, però poi ecco, non ho mai sentito l'esigenza di approfondire. Il tapping sarebbe quella tecnica molto chitarristica nel quale, per farvela breve, con la mano sinistra si fa una cosa e con la mano destra vado, invece che a pizzicare, vado a suonare proprio delle note, mentre di qua faccio altro. Però anche qui non sono in grado di. Quindi torno sul mio e torno al pizzicato. Allora, errori da evitare. Come ho detto, per la mano sinistra, gli errori anche, cioè la stessa cosa per la mano destra, sono quando sentite i dolori. Quindi se iniziate a studiare il basso, dopo 2 minuti vi fa male qualcosa, vuol dire che non siete nella postura giusta. Quindi magari se tenete questa posizione piuttosto che questa, oppure troppo così, eccetera. Quindi trovate sempre il modo in cui siete più liberi, più leggeri, più rilassati. Sia che voi suoniate qui, 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 eccetera. La mia tecnica preferita, quella che strautilizzo di più, anzi, diciamo le due, dai, sono ovviamente il pizzicato
in posizione precisa, un po' meno, un po' di più sul fretless, per una questione di suono, e molto in posizione pick-up al ponte. Quindi qui, dicevo, per una questione di suono, perché ecco, volevo arrivare qui, la cosa più importante è capire che al di là di amplificatori, al di là di pedalini, effetti e anche bassi, il suono, non so dirvi una percentuale perché anche qui ci sono teorie, 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 però diciamo che un buon minimo 40% lo facciamo con le mani, con la mano destra in particolare. Sentite quante sfumature sonore posso avere solo spostandomi. Solo spostandomi, quindi senza toccare potenziometri, senza toccare regolazioni varie che ora non ho perché sono diretto nella scheda audio proprio. Quindi da un suono molto nasale, si dice così, che ho qui, rimango sempre nella solita scala. Mi sposto. Ho già, secondo me, secondo il mio pensiero, già tre sound diversi, diciamo, con lo stesso timbro di fondo, perché alla fine sto usando veramente il solito pick-up con lo stesso tutto, però già solo spostando la mano destra ho tre possibilità diverse sonore. Quindi la mia preferita, personalmente, essendo un fan dei bassisti alla Jaco, non solo, c'è anche altri che hanno poi seguito la sua tecnica principale. Mi piace questo suono qui, lo trovo adatto a quasi tutte le situazioni in cui io devo suonare, quindi quella che ho studiato di più e che utilizzo di più è appunto quella della mano vicino al ponte. Altra cosa da dire, c'è chi... Questo forse lo posso classificare come un errore, o almeno per me è stato poi difficile correggerlo, perché io ero un suonatore, per me esisteva solo il Fender Precision, fino a diversi anni fa, da ragazzo diciamo. Per me l'unico basso al mondo era il Fender Precision, tutto il resto era schifo, no, 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 non voglio sapere, non voglio provare niente. Ok, detto questo, per molti anni ho suonato... Appunto, solo col Fender Precision, col pollicione sul pickup, qualsiasi corda suonassi, quindi facevo una scala. Poi un bel giorno passai a 5 corde e dovevo andare ancora più in giù, diciamo, e però avevo questo pollice, diciamo, incollato sul pick-up, quindi quando arrivavo a suonare qui dovevo fare movimenti assurdi, totalmente inutili. E oltretutto non avevo un buon muting. Cosa si intende per muting? Ora non parliamo troppo con termini inglesi. Si parla di rumore involontario delle corde non suonate, cioè nel senso quando sto suonando il sol, se io non ho un buon appunto muting, ora viene muting, via, parlo inglese, c'è il rischio che le altre corde, scusate, suonino involontariamente, quindi soprattutto in situazioni di registrazione non è buona cosa sentire suoni che non ci devono essere, ecco, quindi ho sperimentato e sono arrivato alla conclusione che almeno sulla quarta corda, quindi almeno sul Mi, nel caso di un basso 4 corde, o di un Si 5 corde, eccetera, dobbiamo, diciamo, scendere quando suoniamo le altre corde. In questo modo cosa succede? Quando arrivo già a La, faccio lentamente.
il suono sul La non c'è possibilità che il Mi produca i suoni, come dicevo, involontari, perché tenendoci il pollice sopra, oltre a farmi da sostegno, diciamo così, mi fa anche appunto da stoppatura per la corda, quindi come se non ci fosse, quindi non può suonare, ecco. Detta così, forse non è proprio un capolavoro di dialogo, però insomma, il senso spero si sia capito. Altra cosa, ovviamente io in questo modo mi riparo appunto da suoni involontari della corda di Mi, ma non mi riparo da suoni involontari delle altre corde quando suono per esempio Sol. Qui mi viene in aiuto queste due dita che fino a qualche anno fa davo per inutili, quindi potevano anche amputarmele, tanto per me non servivano. E invece ho scoperto che servono e come, o almeno io le uso, parlo di mignolo e anulare. Io le uso moltissimo. Vi faccio vedere. Metto così, vediamo. Allora, se io non le avessi queste due dita, suonerei così. Quando arrivo però qui, tutto il discorso che ho fatto prima sulle corde che risuonano involontariamente può succedere perché non ho niente che me le stoppa, a parte qualche aiuto che posso fare con la mano sinistra. Quindi, se invece utilizzo anche queste, succede che mentre io suono Sol, cioè la corda di Sol, precisamente, anche qui poi non c'è una regola, vi dico quello che faccio io, poi ovviamente man mano che si suona diventa automatico e non ci pensiamo più, però noto che andando piano, pizzico sulla corda di Sol, il mio anulare sta sul Re e il mio mignolo sta sul La e il pollice sul Mi. Quindi e poi quando torno indietro, ad esempio suono il Re, la corda di Re, più o meno l'anulare mi serve per stoppare il La e il mignolo. Idem o comunque mi va sul B. Quindi se faccio roba veloce avrò appunto un suono più pulito, più e meno diciamo con meno suoni involontari. Quindi faccio la stessa scala un po' più veloce. Che più o meno le utilizzo tutte, ora forse il mignolo un po' meno, però l'anulare molto per questa cosa del muting. Dicevo, poi l'altra tecnica, diciamo tecnica, l'altro modo mio di suonare principale, soprattutto sul fretless, è spostarmi un po' più in qua e quindi avrò un suono un po' più rotondo. Vale lo stesso principio, però per passaggi veloci mi trovo un po' più in difficoltà qui. Quindi faccio la stessa cosa di prima. Mi trovo meglio qui. Proprio per un discorso in questo caso di durezza della corda, diciamo così, che qui vedete
rispetto a qui ho tutto un altro ho tutto un altro feeling proprio al tatto. Quindi queste sono le mie competenze in materia di mano destra. Forse mi sarò scordato di dirvi qualcosa, sicuramente, ma ci saranno dei seguiti. Però se non vado troppo lungo, anzi, sono andato lungo, come sempre. Devo parlare meno e fare di più. Però spero di avervi dato qualche utile indicazione. E come sempre, come ripeterò sempre, scrivetemi per qualsiasi dubbio, critica, richiesta di approfondimento, richiesta di delucidazione, come non mi viene il termine, insomma, dai. Spero di aver fatto cosa gradita. In caso contrario, basta dirmi magari cosa posso migliorare. Io lo apprezzo moltissimo. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Buono studio e tante buone cose.